Allora, il problema della continuità, discontinuità, fra dolore morale, inteso come tristezza fisiologica, per dirla alla Mai, oppure normal sadness, per dirla come gli autori di lingua inglese, e depressione maggiore, depressione melancolica, ad oggi non ha trovato un'esauriente risposta. In particolare, rimane sfuggente il border tra depressione vera e tristezza normale. Questo è un vecchio problema che già Kraepelin, voi pensate che Kraepelin lavorava in una struttura manicomiale, ma già Kraepelin si era imbattuto in questo problema. Dovunque tentiamo di segnare la frontiera tra salute mentale e malattia, troviamo un territorio neutrale in cui l'impercettibile cambiamento dall'ambito della vita normale a quello dell'evidente alienazione ha luogo. Ma figuriamoci ora ai nostri tempi. Nella medicina di base, medicina di legame, nel setting specialistico, sempre più spesso è dato incontrare condizioni psicopatologiche mitigate o subcliniche a configurazione depressiva che sfumano negli stati psichici che l'uomo esperisce in risposta all'avversità della vita, ai colpi del destino o che attingono ad una peculiare Weltanschauung. E questo per la trasformazione della psichiatria, cui è andata incontro la psichiatria, e per la diffusione della conoscenza psichiatrica nella comunità. Mai ha focalizzato questo problema. La trasformazione della psichiatria, cioè l'estensione dell'intervento psichiatrico dal tradizionale setting di ricovero a quello ambulatoriale, della medicina internistica ospedaliera e della medicina di base, la sollecitazione alla diagnosi precoce dei disturbi mentali, l'elaborazione di un numero sempre maggiore di criteri diagnostici per disturbi subclinici. Dall'altro, la diffusione della conoscenza psichiatrica nella comunità, che fa sì che venga avanzata una richiesta di interventi per problemi psichiatrici di lieve entità o inerenti alle ordinarie difficoltà della vita. Quindi la sofferenza morale o la tristezza fisiologica, al pari di una laguna che si va prosciugando e lascia affiorare terre emerse sempre più estese e numerose, consegna frammenti di sé sempre più ampi al modello medico, con il rischio che normal bad moods siano ricondotti sotto l'ombrello della depressione, con ripercussioni negative a livello individuale, stigmatizzazione, indebolimento delle capacità di coping e a livello sociale, aumento dei costi della health care e spostamento di risorse dai pazienti con gravi disturbi. Questo problema è stato affrontato in modo estremamente lucido in The Loss of Sadness, questo volume che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti ad opera di Horvitz e Wakefield, in cui si dibatte il problema appunto dei confini di cosa sia vera depressione. E da segnalare è che Robert Spitzer ha fatto la presentazione, quindi quello che sapete il chairman del DSM III, ha fatto la presentazione condividendo varie perplessità sui confini della depressione sollevate da questi autori. La zona grigia tra salute e malattia in realtà è delimitata da una doppia soglia, come dicono Helmschen e Linden. C'è una soglia diagnostica che è fissata dai sistemi diagnostici nosografici e una soglia dello stato di salute che è influenzata da fattori medici, psicologici, sociali o culturali che possono condizionare una ridotta tolleranza alla sofferenza e all'impairment e far considerare malattia problematici stati di salute con conseguente help seeking. Le persone ora sono meno capaci di tollerare la sofferenza e fisica e psichica, per tutta una serie di variabili di cui non mi so soffermare. Le nostre madri partorivano in casa e dopo 2 ore erano a lavorare,
ora giustamente le nostre figlie non partoriscono in casa, partoriscono in ospedale e stanno per una settimana, 10 giorni a riposo. E questo vale anche per la sofferenza morale. Certo, le richieste sono maggiori, per cui siamo più intolleranti al non star bene. Allora, questa zona grigia si va sempre più restringendo per l'innalzamento dello stato di salute, quindi richiesta di interventi per problemi inerenti alle difficoltà della vita, e per l'abbassamento della soglia diagnostica. Basta citare le nuove proposte diagnostico-nosografiche del DSM-5. Ora il DSM-5 è uscito, l'abbiamo ordinato, lo vedremo, però le proposte di modifica di alcune categorie diagnostiche vanno nel segno di un'estrema dilatazione dei confini della depressione o della patologia simil-depressiva. Ma anche nelle attuali categorie diagnostiche anche per queste categorie sono state sollevate perplessità sulla possibilità che queste identificano la patologia nettamente separata dalla normal sadness. Quindi questa area grigia si sta sempre più restringendo per la soglia dello stato di salute che cresce e la soglia diagnostica che si abbassa. Ora, io non posso passare in rassegna, sarebbe interessante soprattutto per i più giovani, le nuove proposte diagnostico-nosografiche, l'abolizione del criterio di esclusione lutto, per esempio, dalla depressione maggiore e dal disturbo dell'adattamento, ma anche, entrando nel merito, delle attuali categorie diagnostiche, il disturbo dell'adattamento con umore depresso, il disturbo ansioso depressivo misto, lo scandalo delle depressioni sotto soglia, scandalo per la metodologia estremamente non corretta, come hanno sottolineato vari autori, che hanno dilatato i confini della depressione, per cui ora si arriva a 2 sintomi di tipo depressivo senza neppure umore depresso, autorizza la diagnosi di subsyndromal symptomatic depression, quindi depressione sotto soglia. Quindi io vi salto tutto questo bel discorsino, che sarebbe utile però sottolineare. Se un giorno il professor Amore mi invita di nuovo agli specializzanti, potrebbe essere utile soffermarci su questi argomenti. Vado direttamente al costrutto depressione maggiore. Voi sapete che è stato definito nella Copenhagen Conference of Melancholia, è stata definita una catastrofe nosografica il disturbo depressivo maggiore, perché è una categoria eterogenea in cui ci sta anche la patologia, ma che con questa diagnosi vengono inclusi molti pazienti che patologici non sono. Ebbene, una critica severa a questo, al costrutto della depressione maggiore, è stata avanzata da Parker in una serie di lavori, anche lui può essere rimangiato le cose, perché è interessante seguire quello che i vari autori scrivono in fasi successive, come spostano certi concetti, è interessante. Comunque, le critiche sono al disturbo depressivo maggiore, perché i criteri sintomatologici, dice Parker, è vero questo, sono descritti al più basso livello di inferenza necessario per identificare aspetti caratteristici del disturbo, cosicché sintomi aspecifici possono soddisfare criteri diagnostici. Ed ancora, i criteri diagnostici sono proposti come concatenate descriptors di non univoca interpretazione. Ad esempio, si parla di fatica o perdita di energia, e come sottolinea Parker, la fatica può essere del tutto normale, la perdita di energia forse una connotazione più patologica, oppure feeling of worthlessness, di svalutazione, o eccessiva e inappropriata colpa, sono concetti che non si possono mettere sullo stesso piano. E anche il criterio di significatività clinica, voi sapete che regge il confine tra patologia e non patologia, la significatività clinica, è definito, come ci ricorda Parker,
come alternativa o di stress o compromissione funzionale. Il distress, qualsiasi cosa, anche un mal di denti o un turbamento mi può dare distress senza che questo possa connotarmi come affetto da una certa patologia. Quindi anche il distress è sufficiente per la diagnosi. Allora, sulla base di questi dati, il Parker afferma che la diagnosi di depressione maggiore non fornisce informazioni significative sul decorso, prognosi, risposta al trattamento, correlati biologici, non consente di identificare gruppi omogenei per clinical trials e ricerca biologica. Le clinical trials sulla depressione maggiore sembrano così essere indirizzate su una categoria ben definita. Non è affatto vero, la categoria depressione maggiore, come vi dicevo prima, annovora popolazione e una popolazione estremamente eterogenea. Il rischio di diagnosticare casi non patologici o per iperdiagnosticare la melancolia, perché nei criteri della depressione maggiore vi sono dei criteri che ricorrono anche nel sottotipo melancolico. Allora, io non vi sto a raccontare la storiella, le suggestioni di Parker, che poi sono condivise da molti altri. Comunque, in poche parole, che cosa dice? Dice Parker che il nucleo della depressione... Ho sbagliato, sono andato in fondo. Ho bisogno di un tecnico che mi aiuti. Allora, vi dicevo, scusate, sono un po' maldestro, sono anche stanco. Allora, cosa dice in poche parole Parker? Dice che esiste una vera, autentica depressione, che è la melancolia, e questa costituisce il nucleo fondamentale, una nosografia della depressione, contrapposta alle forme non melancoliche, che dovremmo chiarire su quale base se sono. Forse alcune riecheggiano la vecchia depressione nevrotica, altre riecheggiano la depressione reattiva. Quindi egli fa una stratificazione gerarchica con la depressione non melancolica, la depressione melancolica e sopra la depressione psicotica, che altro non è che una depressione melancolica con sintomi psicotici. Il criterio ordinativo fondamentale per Parker è il disturbo della psicomotricità. Voi sapete che nella storia dei disturbi cosiddetti dell'umore non tutti gli autori erano d'accordo di considerare la depressione, la mania, un disturbo dell'umore. Questa tesi affettivistica, che hanno sposato alcuni, non era sposata da altri, neanche da Kraepelin, per i quali il disturbo dell'umore era un, come si dice, un qualcosa in più, quello che connotava autenticamente la depressione e la mania era lo stato di depressione, di abbassamento di tutte le funzioni psichiche o di innalzamento delle funzioni psichiche. Poteva essere presente anche l'umore triste o l'umore esaltato, ma era un qualcosa in più. Allora, il Mai, che tutti voi conoscete, con la sua logica, con la sua analisi estremamente lucida e coerente, ha passato in rassegna tutti gli approcci che ad oggi si sono, sono succeduti in letteratura sulla distinzione tra depressione e non depressione, diciamo così. Quindi l'approccio contestuale, l'approccio qualitativo, l'approccio pragmatico. Ora, sarebbe interessante soffermarci su questi vari approcci, ma presumo che amore non mi conceda il tempo e quindi tirerò via. Però potrebbe essere interessante. Comunque, nessuno di questi approcci, approccio contestuale, cioè la separazione tra depressione e non depressione sulla base di eventi vitali, e questo viene meno, non è un criterio sufficiente. L'approccio qualitativo, nella depressione esistono, vera depressione, esistono degli aspetti sintomatologici nettamente diversi da quelli che connotano
la normal sadness. È pur vero che sono stati descritti in letteratura degli aspetti qualitativi, ma gli aspetti qualitativi descritti in letteratura si riferiscono alla depressione melancolica, alla depressione endogena classica, non to cure, a tutto l'universo della depressione. La ricerca tassonomica non ci dice nulla, neanche la ricerca tassonomica, che c'è, non supporta l'esistenza di differenze qualitative tra depressione maggiore e normal sadness. Allora c'è l'approccio pragmatico, che è quello seguito dal DSM, con delle soglie, numero dei sintomi, durata e criterio della compromissione funzionale. Ma come mai stesso dice, la soglia relativa al numero dei sintomi è arbitraria e priva di utilità clinica in termini di predizione di risposta al trattamento e di esito, la durata dei sintomi non è supportata da dati empirici, il criterio di significatività clinica è inficiato dal giudizio soggettivo e è formulato in modo così generico da non essere utilizzabile. Allora cosa si è cercato di fare in questa diatriba? Cioè, abbiamo bisogno di stabilire che cosa è depressione e cosa non è depressione. E allora posso ancora, c'è un po', ancora un sì, po' di tempo, no? Allora cosa si è cercato di fare? Si è cercato di fare quello che diceva Hock, di versare dell'acqua sporca, da passare dell'acqua sporca da un recipiente a un altro nella speranza che si chiarifichi, e non accade questo, come sapete. Più si travasa l'acqua da un recipiente all'altro, più spesso si intorpida. Che si è cercato di fare? Allora, Parker ha proposto, non mi soffermo di necessità, tutta una serie di cambiamenti criteriali per migliorare questa distinzione. Per migliorare la distinzione tra normal sadness o normative depressive mood states e clinical depression, fra clinical depression e melancholic subtype, non è il caso che mi soffermi su questo. Comunque mai ha passato in rassegna tutti questi criteri e li ha trovato in larga misura insoddisfacenti. Mai però dice una cosa fondamentale, che la distinzione normal sadness verso true depression è difficile. Perché è difficile? Perché è ricondotta alla mancanza di descrizioni di normal bad mood states. Noi non conosciamo quali sono i vissuti di tristezza, di abbattimento, di perdita di interesse, cioè che non sono patologici, gli umori negativi. Noi non abbiamo una semiologia degli umori negativi non patologici. Abbiamo una... Questo è legato in parte, ancora si aggiunge a questo, scusate, l'insufficienza dei criteri, delle definizioni operazionali della depressione maggiore per quanto riguarda, come dicevo, le soglie diagnostiche, la numerazione dei sintomi e la semiologia riduttiva e semplificata. Ieri ho presentato giù una Siracusa sulla schizofrenia apofanica e subapofanica, e quindi in una lettura fenomenologica, psicopatologica della schizofrenia, quindi la psicopatologia eccetera. Una cosa di cui ci si deve rendere conto è che la psicopatologia è scomparsa dal retroterra culturale degli psichiatri attuali. I nostri vecchi maestri, quelli che ne sapevano un po', sono deceduti, e quelli che subentrano sono assolutamente ignari di una cultura psicopatologica, e quindi le generazioni future avranno molte difficoltà. La psicopatologia è ineludibile nello studio nell'approccio diagnostico e terapeutico alla schizofrenia, alla depressione e in tanti altri disturbi. Vabbè. Allora noi possiamo, ma anche qui ci sono dei limiti, come vedremo. Quindi, come dice Mai, è legata al fatto che la psicopatologia del DSM non è una psicopatologia, è una semiologia descrittiva infermieristica, neanche a livello infermieristico, che ha messo da parte tutta la cultura sedimentata da parte di generazioni degli psicopatologi continentali.
Allora, come suggeriscono molti autori, recuperiamo la psicopatologia. Come sapete, la stessa Andreasen ha auspicato un reverse Marshall Plan, un piano Marshall, perché gli psicopatologi europei vadano in America a insegnare agli americani cos'è la psicopatologia. Altrimenti, come la dice, si corre il rischio di una silent spring, di una primavera in cui è un'orgia tecnologica, però priva di frutti. Come sapete, molta ricerca è destinata ad essere svalutata, ed essere, quando si va a cercare le correlazioni biologiche del delirio, si ignora che fra delirio e biologia c'è un curriculum, una dimensionalità, tutta una serie di eventi, di fenomeni psicopatologici, per cui è impensabile fare una correlazione tra delirio e biologia, se non si tiene conto di tutti i sintomi, le modificazioni che precedono lo strutturarsi del delirio, che poi in altre parole il delirio non è altro che un tentativo di giustificare, non solo sulla base delle caratteristiche o autistiche o meno cognitive, normali qualche volta, di giustificare dei disturbi che essi stessi attingono alla biologia. Essi stessi possono proporre una correlazione con la biologia, non il delirio o le allucinazioni. Vabbè, ho ancora qualche minuto. 10 minuti. Allora spero di cavarmene in 10 minuti. Quindi recupero della psicopatologia fenomenologica jaspersiana. Potrebbe essere un significativo passo in avanti metodologico rispetto all'attuale psicopatologia descrittiva. Ora, dobbiamo però tener conto questo, che una semiologia, bisogna un po' un minimo d'attenzione, che una semiologia fondata sulla psicopatologia fenomenologica, che come si è detto è un patrimonio culturale della psichiatria pre-DSM III, basta citare qui la tristezza vitale, sentimento della mancanza del sentimento, alterazione della temporalità, della corporeità, della spinta, gli aspetti formali della colpa. Ebbene, tutte queste conoscenze psicopatologiche sedimentate nella cultura pre-DSM III attengono alle depressioni endogene melancoliche, prototipiche della psichiatria classica, e quindi come tali consentono la diagnosi in positivo della melancolia e ad escludendum delle depressioni non melancoliche e della normal sadness. Ad escludendum, cioè non sono depressi, ho questi sintomi, eccetera. Tuttavia, bisogna ricordare, per quanto riguarda quindi la diagnosi in positivo delle forme melancoliche, bisogna ricordarsi che nelle depressioni endogene melanconiche nessun sintomo, come diceva Kurt Schneider, può essere considerato obbligatorio di primo rango. Voi sapete che anche i sintomi di primo rango della schizofrenia hanno perso tutta la loro validità diagnostica. Tant'è vero, ricorrono più nelle forme non schizofreniche che schizofreniche, nelle psicosi cicloide, ad esempio le psicosi acute, o negli stati misti psicotici. Comunque, Kurt Schneider, mentre riconosceva nella schizofrenia che c'erano dei sintomi su cui poter fondare la diagnosi, egli dice che nelle forme endogene non esiste nessun sintomo che possa essere considerato obbligatorio o di primo rango, e sottolinea peraltro che non è agevole, non agevolmente distinguibili, il rumore mi dà un po' noia, quindi, dalle depressioni del fondo. Le depressioni endogene non sono distinguibili dalle depressioni del fondo, che sono malumori psichici emergenti senza alcuna motivazione, che ricorrono anche nei soggetti normali. È da ricordare inoltre che le depressioni melancoliche non hanno quella configurazione sintomatologica, psicopatologica, che è proposta dalla trattatistica. Come dice Carniello, si presentano spesso quadri attenuati, incompleti, atipici.
come dice Tellenbach, le melancolie spesso hanno un preludio nevrotico, citato le sue parole, o sono colorate da attributi presi dalla tavolozza del nevrotico, quindi disturbi ansiosi, fobici, ossessivi, in funzione della profondità della trasformazione endogena. Le melancolie, ripete ancora Tellenbach, sono mascherate spesso da ingredienti somatogeni o psicogeni. Ed ancora, le melancolie possono essere non autoctone, cioè la trasformazione endocinetica melanconica è legata al situativo. Come sapete, nell'accezione di Tellenbach, la vera melancolia, che presuppone il typus melancholicus, la personalità melancolica, la trasformazione endocinetica avviene quando il typus melancolico si imbatte in un situativo che compromette la sua ordinatezza e via di seguito. Ho ancora qualche minuto, sì, pochi? Ci sono. 5 minuti, ce la facciamo. Allora, occorre inoltre tenere presente, questo è un lavoro che feci con Cassano quando vestivamo alla Marinara nel 1982. Allora, voi quando avete un quadro sintomatologico depressivo, tutti questi sintomi cosa sono? Espressione della depressione? Allora, il quadro sintomatologico della depressione non è altro che una composita e dinamicamente articolata costellazione fenomenica di cui fanno parte in diversa misura, in rapporto alla entità, gravità del processo morboso, al decorso tumultuoso o frenato e al trattamento eventualmente praticato, sintomi che sono o espressione del processo morboso o espressione di peculiari tratti temperamentali, caratteriali, amplificati e distorti dal disturbo dell'umore, manifestazioni dell'elaborazione della patologia dell'umore da parte di meccanismi di difesa. La malattia non è un accidente che cade in un vuoto psichico e di personalità. A seconda della sua gravità, a seconda della sua tumultuosità, interagisce con la struttura personologica, con i meccanismi di coping e di difesa. Se è una violenta, l'esordio è violento e brutale, spazza via i meccanismi di difesa e le caratteristiche personologiche. Ma se la patologia è più lenta nella sua invasività, è meno feroce, meno intensa, allora dà spazio alla personalità, ai meccanismi di difesa o agli aspetti temperamentali, alle caratteristiche e meccanismi di difesa di attuarsi. Ora non entro nel merito, eccetera, ma comunque questo schema molto semplice, se voi tenete in considerazione il bianco è la depressione, il rosso, la linea rossa, coping, meccanismi di difesa, la linea verde temperamento e personalità, vedete che all'inizio, a seconda anche della fase in cui si osserva, a seconda del trattamento praticato che impedisce la vitalizzazione, voi vedete come il quadro può essere estremamente diverso. Mentre in fase iniziale può essere composto da questa triade sintomatologica, quando il processo si aggrava spazza via queste altre componenti e si manifesta nella purezza fenomenica consegnata alla trattatistica classica. Ora arrivo alle conclusioni, perché semmai se qualcuno di voi è interessato mi fa qualche domanda. Conclusioni. La risposta all'interrogativo continuità-discontinuità psicopatologica tra dolore morale e depressione ad oggi non sembra possibile, avvalendosi di una semiologia fondata su una psicopatologia descrittiva, mi riferisco ai DSM, ma anche su una psicopatologia fenomenologica. La risposta all'interrogativo continuità, discontinuità psicopatologica, depressione non melanconica, melancolica, invece sembra possibile,
sia avvalendosi di una semiologia basata sulla psicopatologia descrittiva e ancor di più avvalendosi di quanto la psicopatologia classica ci ha determinato. Occorre tener conto che i criteri diagnostici del DSM, che sono l'arbitro di quello che è patologia o non patologia, quello che è un disturbo mentale, tentano, come dice Ballerini, di dare un ordine all'universo polimorfo e proteiforme della depressione, che tuttavia rimane sfuggente per quello che vi dicevo, per i diversificati percorsi fenomenici che si determinano nel confronto tra matrice personologica e antropologica del soggetto e il disturbo che lo affligge. Ed ancora è da tener conto che i disturbi depressivi, come gli altri disturbi mentali, sono sistemi complessi, non lineari. Lo psichiatra troppo spesso agisce e pensa come se la patologia sia legata a, sia decifrabile in termini lineari. C'è un evento che agisce su quest'altro, ergo deriva questo. Non è così. Cosa sono i sistemi complessi? Sono sistemi stocastici che abitano ai margini del caos, in cui l'interazione delle molteplici componenti che entrano in gioco dà origine a nuove regole, a nuove leggi che non sono contenute nelle variabili in gioco. E quindi forse ci sono dei modelli matematici, si stanno esplorando modelli matematici e per prevedere la possibilità del suicidio nei depressi, per prevedere anche la possibile evoluzione. Beh, vi chiudo con questa espressione. La nosografia, di cui si è parlato in modo frettoloso e forse un po' superficiale, parafrasando Yankelevich, un filosofo francese deceduto recentemente, molto raffinato come tutti i francesi, la nosografia sembra testimoniare come, parafrasando appunto Yankelevich, il nostro demiangelismo, cioè la nobiltà della nostra natura che mira a decifrare e conferire ordine alla realtà, ma anche la miseria della nostra condizione umana, inesorabilmente impossibilitata a cogliere le leggi che detta realtà sottende. Avrei finito.